Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale del Boss e Gosh, io sono il Boss e oggi finalmente vi porteremo Star Wars Battlefront. Cosa andremo a vedere in questo Star Wars Battlefront? La nostra idea principale era quella di farvi vedere per ogni video una modalità. Oggi per cominciare vi faremo vedere questa modalità che è diciamo la più principale. E man mano che andremo avanti con i video vi faremo vedere ogni tipo di modalità presente in questo gioco. Ovviamente se avete richieste, nel senso vorremmo vedere questa modalità, vorremmo vederne più di questa che dell'altra, non fare quella perché fa cacare eccetera eccetera, basta che ce lo suggerite nei commenti di questo video e noi vi faremo vedere. Ve lo dico già, questa prima partita che vi faremo vedere è la prima in assoluto per me. Non ho mai giocato, al di là della beta ovviamente, non ho mai giocato a Star Wars Battlefront, quindi non aspettatevi che sia già un pro o altre caccate varie perché non so niente. E sali, ma vaffanculo. Ecco, fantastico, abbiamo perso. 5-9, ottima partita. Vabbè dai, però perlomeno diciamo siamo mezzi giustificati, dai, la nostra prima partita. Però carina questa modalità, non so quale sia lo scopo, penso che sia un semplice deathmatch a squadre. Almeno credo, beh. Non ho idea. Rango 2, vediamo. Madonna, quanti punti però. Ok. Questi sono i crediti che in teoria ci aiuteranno poi a... come si dice? A sbloccare le varie armi che ci sono in questo gioco. Cercheremo anche un fucile che ci aggrada, perché questo, il primo così, non è malissimo, però se ci fosse qualcosa di meglio. Queste sono tutte le modalità multigiocatore che c'erano. Se vi ricordate, quelle che c'erano all'inizio erano assalto ai camminatori e, se non mi sbaglio, zona di lancio. Bisogna dire che come modalità ce ne sono veramente tantissime. Ovviamente è un gioco puntato sul multigiocatore, quindi è anche giusto e normale che ci siano tutte queste modalità. Sono 12. Invece queste sono missioni che, se non mi sbaglio, sono tutte missioni offline. Vediamo. Per uno o due giocatori. Poi qua ci sono le collezioni, sbloccabili, statistiche, il pass stagionale per chi ha preso, diciamo, non mi ricordo più come si dice, il season pass, non mi viene più in mente, che ci saranno 4 espansioni, le varie impostazioni di gioco che andremo a toccare, perché ovviamente ho provato adesso per la prima volta, quindi non so, devo migliorare un po' di robe perché ci sono alcune cose che non riesco a fare. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Io vi voglio salutare anche sia da parte mia sia da parte del signor Gosh. Torneranno, ovviamente, come potete vedere sono già tornati comunque i video. Abbiamo avuto quel piccolo problema con la scheda audio, ma adesso che abbiamo un microfono nuovo
trovate il microfono nuovo sempre nel nostro canale con l'unboxing del Blue Snowball. Torneranno come sempre i video lunedì, mercoledì e venerdì. Da qui è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.